Salve a tutti ragazzi del vostro Mazinga Zetto e bentornati a questo nuovo episodio di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Questa nuova bellissima entusiasmante partita. Allora, andiamo subito a cominciare. E dopo aver sconfitto Delirium con Apollyon, tra l'altro, e aver visto l'ultimo finale, dovrà aver visto tutti i finali a questo punto, no? Controlliamo veloce. Sì? Ah, si chiama proprio Final. Ok, perfetto, bellissimo. Direi di fare una bella partitina con... Potremmo provare una Greedier Mod, che è un po' che non la facciamo, che mi piace tanto. Con... allora, con quello facile l'abbiamo fatta. Con Lirida l'abbiamo finita ed era facile. Potremmo farla con Isaac, che comunque ha il D6, che ci aiuta e... a posto. Diciamo che siamo a posto una volta fatto così. Dai! Proviamo Isaac Greedier Run. E mi si è attivato il coso del vocale del cellulare. Così, a caso, senza che io dicessi "Hey Google". Se dico "Hey Google", "Hey Google", non si accende. È stupendo. Dovrebbe funzionare quando dico "Hey Google", quando lo dico non funziona. Mentre ogni tanto parte così, perché è bello. Allora, Blood Clot, Damage, Range Up, una lacrima su due, non è male. Il fatto è che appunto dobbiamo partire super iper, perché sta minchia di Greedier è un burdelas. E... allora, abbiamo lo Spelunker Retti, il pigiama. Vorrei tanto riuscire a comprare quella chiave, sarebbe bellissimo. Datemi monete. Manco uno, cioè bisogna impegnarsi per avere così sfiga. Allora, cominciamo. Tears down, bene. Bad trip. E perks, perfetto. Quindi, non solo non siamo più forti, ma siamo più deboli di quando siamo entrati. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora. E lo so che posso spegnere la cosa, ma mi danno già poche monete. Se spengo la macchinetta, me ne danno ancora meno e... posso veramente spararmi nei calcagni. Oh, salve mosche. Vabbè, devo dire che nel basement danno 9 secondi. Il che è fattibile. Una volta dava comunque un secondo anche nel basement. E... diciamo che danno meno tempo più avanti, che le stanze sono più difficili, ma comunque tu dovresti essere anche più potente. Quindi almeno sta cosa l'ha fatta leggermente equilibrata, dai. Ok. Cerchiamo di uccidere... sono tanti però, minchia. Non... ne avevo visti solo 3, invece sono 4, ok. Ok, sono riuscito a uccidere tutto. Mio Dio, quante poche monete. Cioè, non sto toccando il coso e me ne sta veramente lasciando tipo una alla volta. Me ne sta lasciando. Ok. Volevo cercare di uccidere il boss per primo. I boss, sì, vabbè, avete capito, su. Perché sta ondata mi ha evocato tipo nemici di 3 tipi diversi? Non capisco. Perché sono c'ho scritto stronzo sulla fronte? Anche questa! Vabbè. Vabbè. Siamo morti. Sì, direi che siamo morti, anche perché... sta arrivando altra gente. Oh, le cacche! Bene, 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 bene. Beh, è l'ultima ondata, se riesco a sopravvivere. Mio Dio. E ho solo 3 centesimi, non mi posso neanche permettere un oggetto. Ma che bella cosa. Allora. Con calma, con calma, non c'è pericolo. Forza. Allora, salve. Lei muoia da distante, perfetto. Olè. Dovrebbe essere... ho vinto? Sì, ho vinto. Non sono morto malissimo, diciamo così. Allora, prendiamo una bella chiave, andiamo a vedere cosa ci offre la stanza del power up. Ci offre questo. Depression. Ah, abbiamo un famiglio che ci lascia una trail of tears. Ma ce n'è già uno, se non ricordo male. Esiste già un famiglio che ci lascia una striscia di lacrime. Dove sarebbe la novità... Afterbirth Plus, so che avevi finito le idee con gli oggetti, ma...
Ok, non giudichi- no, non devo giudicare troppo, perché magari veramente è qualcosa di nuovissimo e... E sono io che non lo capisco. Oh, ma che bella stanza! Devo dire, che belle due stanze, mamma mia. Ah, ok, mi sembra che mi blocchi anche i proiettili, mi sembra di aver visto. Quindi dai, almeno fa anche quello, dai. Diamola così. La griglia probabilmente sarebbe da rifare. Ovviamente 14 centesimi. Eh sì che ne ho 14. Sì. Speravo mi uccidessi, sinceramente. Che 14 centesimi, cioè, non si può guardare. Tizio, muori per favore. Grazie. 14 centesimi. E niente, non ci posso comprare nulla. Ah, mi riprendo la vita. Sperando, non riavvio solo perché vorrei vedere un attimo prima il patto con Satana. Metti che c'è qualcosa di buono. Perché se c'è qualcosa di buono dal patto con Satana potrei ancora pensare, ma veramente. Sapete che io raramente riavvio le partite, ma... Me lo dite sempre anche voi di riavviarle più spesso. Per dire, eh. Olè. Ok, una Widow è morta. Aia. Forza, patto con Satana. Quasi. Ok. Ok. Possiamo non... Grazie, Satana. Dicevo, possiamo decisamente non riavviare la partita. Il fatto... Allora, il coltello è bello. Capiamo, cioè... È stupendoso. No, vabbè, non posso prendere pigiamas in nessun modo. Va bene. E andiamo giù. Speriamo in qualcosa di bello a questo piano, a sto giro. Allora, caves. Il dado non l'ho ancora usato. A posto. Ottimo, HP up. Perché il coso che mi fa portare più trinket, sinceramente, bello, eh. Bello, ma no. Prendiamo la chiave. Che oggetti brutti. Cioè, Maggie Scab aumenta la luck, forse. Tu sei Lusty Blood. Quindi più nemici uccido, più danno mi aumenta. Più i nemici uccidono una stanza, più il danno mi aumenta. Che veloce, quello deve morire. Oh, il pipistrelli. Ok, dove sei? Qua. Olè. Mori. Vabbè dai, questa stanza mi sta piacendo. Perfetto, basta fare attenzione. E questi muoiono facile. Ottimo. Tu esplodi, tu spari. Olè. Olè, posto. Dai. Lusty Blood ammetto essere un gran power up. Specie nel pensare al futuro. Dio quanto sei veloce. Dicevo, specie per pensare al futuro, anche per Ultra Grid, dato che spawnerà un sacco di minion, il mio danno aumenterà. Quindi non male. Oh, davvero? Posso seriamente prendere un oggetto? Grazie. So che non è l'oggetto della vita, ne rendo conto. Ma, volevo dire, ma, è un HP, è un luck up. Non so se la luck influenza in qualche modo la chance di trovare monete, ma se lo facesse sarebbe bellissimo. Ok, non usciamo, facciamo direttamente il patto con Satana, in modo da tenerci il bonus di Lusty Blood. Che arriva a 9.26 e si ferma, ok. Krampus, dammi, non so. Ti rirollo, qualsiasi cosa tu mi dia te lo rirollo. La testa, così non ho neanche dubbi di sorta. Lei è Little Horn, Science. Ok. Se dico che non capisco sono scemo, perché non capisco. Grazie.
Scusate, faccio, dato che l'altra volta ha portato bene, tanto che c'è la transizione. Allora, cerchiamo Little Horn Isaac. Ma non il boss, l'item. Esatto. Running into enemies damage them. Add a chance to fire piercing tears. Che uccidono all'istante tutti i boss che non sono. Tutti i nemici che non sono boss. Questa chance aumenta con la luck. E il fatto è che io ho. Ho coso e non mi serve a niente. Eh sì. Penso che non mi serva a niente. Perfetto, quindi è un oggetto inutile. Vabbè, non, tanto era un, è una passiva, nel senso, se mi schianto contro un nemico gli faccio male, almeno quello. Mo. Altro HP up. Non. Sarei più sul no. Una vita in più invece sarei sul sì. Quindi spero in 5 centesimi per avere una vita extra. Anzi, prima di tutto, negozio. Dammi la chiave e andiamo a vedere nello shoppino cosa troviamo. Shoppino Tech 0.5, molto utile. Non pensavo sinceramente che il baffetto facesse danni. Devo essere sincero. Ok. Muori. Ok. Buongiorno. Tu esplodi. Merda. Ok. Fermo la cosa perché ho il dado carico. Sono quasi morto per farlo, ma ho il dado carico. Speed up di norma mi fanno schifo, ma lo prendo estremamente volentieri. Sono lentissimo. Ok. Ok, il mio danno farà schifo, ma oh. Oh, bene. Ok. Dicevo, devo solo sperare di arrivare a 15 monete, il che la vedo purtroppo la vedo un po' difficile arrivare a 15 monete. No, dai, dovrei arrivarci. Con il boss ci arrivo. Ok. Ci arrivo e le supero anche, tra l'altro. Bene, bene, bene. Qualcosa è spawnato ed è morto. Vabbè, qualcosa è spawnato ed è morto all'istante. Non. Va bene, eh. Ok. Satana. Hello. Cuore nero e cassadora a cassa rossa molto volentieri. Fede, nero, nero. Ottimo. 23 centesimi. Beh, finalmente un po' di soldini. Ci compriamo assolutamente l'HP up in più. Grazie. Screw, ammetto che sarebbe stato carino. Ma già che ci siamo, doniamo un posto qui. Ma il virus non mi fa un po' cagare. C'ho mica una batteria qui, no. Il virus mi fa un po' cagare. Questa però è inattiva. Peccato. Non c'è una batteria, vero? Ah, no. Vabbè. Ho fatto un azzardo e no, non me ne posso pentire. Andiamo giù. Una roccettina. Ah, va bene, tanto non avevo bombe. Roccettina, ma non avevo bombe. Allora, Womb, cosa ci offri? Magic Mushroom, o Stats Up. Finalmente un aumento di danno. Perché finora avevo ancora il danno standard. Sì che aumentava con Lasty Blood, ok. Ma. Allora, il bambino batteria sarebbe carino, ma era carino dall'inizio, ormai. Assolutamente, Sacrificial Dagger è una delle protezioni migliori del gioco. Scusatemi. Ok. Ah, c'è un altro cuore. Pensavo di avere il coltello davanti, mi sono sbagliato, a quanto pare. Ok. Ok. Mi scusi, grazie. Ole, mancato. Non ho avuto. Perfetto, l'ha ucciso Tech 0.5, che è una meraviglia. Non mi serve il D6, quindi non sto a fermare la.
Non sto a fermare l'ondata. Fantasmino? Fantasmini, plurale. Bene. Aia. Ok. No, merda. Scappucciati. Ah, ma è l'ultima ondata, ok. Su. Sorge splendi. Bravo. 15 centesimi. Ho preso tutto, no? Qui. Sì, sì. 15 centesimi. Abbastanza da comprare qualcosa. Non ho visto bene cosa c'è. No, schifo. C'è breakfast, Pandora's Box. Però siamo a utero. Pandora's Box dovrebbe darci due oggetti. È in offerta, tra l'altro. Proviamo. Ci dà un oggetto e due cuori di fede. Vabbè, dai. Va bene, va bene, va bene, va bene lo stesso. Ok. Andiamo avanti. Sbagliato direzione? Purtroppo mi sto abituando a giocare col joystick, ma usare il coltello col joystick è una cosa di cui non mi trovo ancora estremamente a mio agio. Questo holy shot cos'era? Ah, merda. Vabbè. Ero chiuso un po' troppo nell'angolo e... Perché posso colpirti in diagonale con coltello, insomma, mi ero dimenticato di questo dettaglio. Ah, dai, un bel patto con Satana, perché ste cagate? Un sacco di cuori. Ok. BFF. L'ho preso solo perché così il sacrificio a dagger è più grosso. Ok. Andiamo giù. Dai, 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 dai. Allora, non sono potentissimo, ma non faccio neanche così schifo. Speedball. No. Un cuore, no. Quindi fermerò al sesto coso. C'è mica una chiave in sconto? No. C'è una batteria, c'è il Jesus Juice, che mi interessa. Ok. Appena il dado è carico, interrompiamo. Ok. Olè. Damn it. Ok. Tasmino? Che mira di merda che ho! Ma... Sto controllando il tiro del coltello purtroppo con tipo la punta del dito e quindi... La precisione... La precisione di cui... Ok. Merda. Vabbè, a sto punto prendiamo lo sto HP up. Allora. Jesus Juice e poi chiave? Sì. 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 Jesus Juice e poi chiave. Oh, Ragman con 1000 ragnetti telepatici. Che bello. Scusate, eh. So, andiamo... Uccidiamo Ragman in fretta. Ok. Oh, che carino. C'è anche... Ok. Dicevo... Mi sembra un po' poco Little Horn da solo, eh. Ho un tuo corno in testa, tra l'altro, Little Horn. Così, per informazione. Ok, ho abbastanza monete per comprarmi una chiave, ottimo. Fatto con Satana, che è? Doppio The Fallen. Che, grazie al bestiario, ho scoperto avere tipo una vita ridicola. Probabilmente è il boss con meno vita di tutto The Binding of Isaac. Anche contando quello dei primi piani. Belli, sti patti con Satana. Belli. Però minchia. Datemi un patto con Satana. Patto con Satana, prima o poi. Vabbè, potevo farci niente. Anemic, va bene. Roccia tinta, ci posso fare poco. Però adesso posso aprire sia... Ah, ma adesso non ci sono più le stanze power up. Ottimo. Quindi non devo farci niente. Bene così. C'è la macchinetta.
E ci sarebbe il cubo di carne. Cubo di carne. Grazie. È un cubo di carne gigantesco. Oh, ma che belle ondate! Vabbè, sentite, eh. Ok. 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 Muori. Mani di mamma a ragno, immagino. Sì. Vabbè, a ragno. Queste le chiamo a ragno perché spawnano ragno. Quante? Di solito sono tipo una per stanza. Angeli. Che verso carino che ha fatto. Scusate. Questo è culo. Penso che l'abbia ucciso la Sacrificial Dagger. Olè. 14 centesimi. Cacchien, volevo dire. Scorsi immunity mi serve a poco. Questo mi serve ancora a meno. Bene. Bene così. Angeli con angelo da accompagnamento. Scusate, devo prendere danno. Ok. Dovevo ucciderlo in fretta perché non sapevo cosa sarebbe arrivato dopo e... Questa boss fight potremmo definirla esplosiva. Tech 0.5, stai funzionando male. Cioè, non stai funzionando come dovresti. Satana. Ok. È quasi sempre questo. Ammetto che secondo me è la nuvolina che fa quegli holy shot, però non capisco quando vengono triggerati gli holy shot. Cioè, cosa bisogna fare per triggerare gli holy shot? Satana è qui, ok. Ah, che belli patti con Satana. Dagaz e Berkana. Berkana. Dagaz lo usiamo nel prossimo piano, tanto è uguale. Vediamo questo in modo da poter prendere questo. Va bene così. Almeno siamo veloci. Andiamo giù. Mentre che c'è una curse in sto piano, non so neanche se sia possibile, ma dei gas. Ok, allora, fermi un attimo, mi sistemo, scranghisco le dita e siamo a posto. Andiamo, ultra grid, ciao. Com'è? Cioè, voglio dire, com'è il danno? Non l'ho visto perché l'ho mancato, ottimo. Vabbè, il danno mi sembra buonino. E ora che mi ricordo, esatto, le monete... A meno che non siano quelle che roteano, quelle senza icone, non mi fanno danni, quindi mi ci posso schiantare di faccia sulle monete. Io me ne sto in quest'angolino. Merda, si è curato. No! Ah, ma proprio va a cercarle le monete, allora. Questa cosa non la sapevo, ad esempio. Vabbè, due cuori te li sei preso, bastardo. No, la moneta non te la prendi per curarti, mi spiace. Ma rifalla di nuovo la cosa dell'evoco cose, perché ti distruggo quando la fai. Ok. Ok. Vabbè, ok, se ne sono aperti tanti a sto giro. Purtroppo il mio danno non aumenta all'infinito, quindi il mio danno è già al massimo che può essere. Bello che li sto praticamente accoltellando piano piano. Oh, vai, vai, vai. Ok. È praticamente andato. Olè. Pronti.
Ok. Ok, ricordo che te è molto meno vita, eh. Ricordo chiaramente che te è molta meno vita dell'altro grid. Ma gli attacchi esplosivi mi disturbano tantissimo. Specie il fatto che non stai praticamente mai fermo, mi dà molto fastidio. E vabbè. Continui a curarti. E vabbè. Niente, mi sa che sono morto. No, quando lo attacco? Non sta fermo? No, non sta fermo. Quando lo attacco? So. Poi venitemi di nuovo a dire che Ultra Grid è un boss fatto bene. Allora, non ci posso stare in scia per attaccarlo perché mi colpisce. Vabbè. Ciao, Ultra Grid. Fammi raccogliere le monete. Di già? Cuori? Perché? Sei full? Vabbè. Oh, subito le monete rotanti che sono quelle che mi fanno danno. Bene. Tutti keeper. Ok. Già preso 1000 danni in sta fase. Ok. Ripeto. Secondo me Ultra Grid è un boss che lo devi rompere per batterlo. È uno dei classici boss tipo... non saprei, The Ash, probabilmente anche Delirium, anche se non lo conosco ancora abbastanza bene per dirlo, che per vincere devi essere sgravatamente OP, cioè proprio... In maniera quasi disturbante. Aia. Perché sì, ok, ha molta meno vita di Ultra Grid, perché l'ho anche letto che ha meno vita di Ultra Grid, ma non lo colpisci, cioè, potrei anche avere meno vita, a parte che, cioè, prima l'ho affrontato con tutta la salute, adesso sono tipo metà, quindi posso anche rinunciare ai sogni di gloria, ma... Cioè, il coltello probabilmente è l'arma sbagliata da avere, perché... Cioè, non riesco a colpirlo, probabilmente con altre cose lo colpisci. Vai. Qualcuno di voi mi ha detto, ma no, ma, cioè, nel senso, è facile come boss, basta che hai Pyromaniac. Sì, ok. Questo vuol dire rompere il boss. Cioè, ripeto. Salve, signore. Lo so che aumenti la tua resistenza quando fai così, me ne rendo conto. È solo che non me ne frega niente se tu aumenti la tua resistenza perché... Aia! Pensavo che non facessi danno. Vabbè. Adesso non lo posso attaccare. Eccolo lì. Va lì. Vabbè. 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 Quindi, anche per questa puntata è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzuoli. Bye.